Ciao a tutti, oggi tenterò un esperimento da me mai tentato prima, ovvero quello di riassumere una serie utilizzando le scene originali ma ridoppiando tutti i personaggi in maniera comica. Siccome devo usare le scene originali, questo è un video potenzialmente pericoloso, quindi ne pubblicherò una copia anche su Dailymotion, per sicurezza. Buon divertimento! Che bello un incidente! È il mio evento casuale preferito, dato che così posso saccheggiare indisturbato i cadaveri. Grazie per avermi aiutato! Veramente io ti sto derubando! Cosa? Niente, niente. Salve a tutti! Io sono Dio, lo stronzo della storia. E visto che mio padre è schiattato, sono venuto a stabilirmi da voi ricconi. Jojo, anche se dovrei esserti amico riconoscente, io ti odio senza un motivo e renderò la tua vita un inferno. Ti porterò via tutto. Ti ammazzerò anche il cane. No, il cane no. Il cane sì. Purtroppo, signori, il cane sì. Dio! Per la forza di Grayskull! Hai rotto il cazzo, perciò ti ammazzo! Prendi questa e quest'altra! Come hai potuto? Sei cattivo! In che senso? 7 anni dopo... Anche se te ne ho combinate di tutti i colori, adesso siamo amici! Già, è vero, sono troppo cretino! Mi sa che questa maschera è pericolosa! Meglio nasconderla dove solo Dio potrà trovarla! Dio, sei tu che hai avvelenato mio padre? No, questi sono lassativi per me. Bugiardo! Chi sei tu? Sono quello che ti ammazzerà. Ho cambiato idea, diventiamo amici. E quindi mi state chiedendo di scegliere fra l'andare in galera per tentato omicidio o poteri senza eguali e vita eterna? Scelgo ovviamente la seconda. Sono un vampiro adesso. Mi dispiace, Jojo, ma se vuoi vincere devi dar fuoco a tutta la casa. Certo che sono proprio sfigato. Già. Cucù, sono Dio e sono ancora vivo, anche se tecnicamente sarei morto, visto che i vampiri sono non morti, ma certamente non sono nemmeno vivi. Vabbè, insomma, sono tornato. Oh mio Dio, un mangiatore di tramezzini! Mi chiamo Zeppeli, sono un italiano come mi vedono i giapponesi, mi piacciono i tramezzini e sarò il tuo maestro. Ma a me non piacciono i tramezzini. Allora, hai capito tutto sulle onde concentriche? Spero di sì, sennò siamo nella merda. Da buon italiano sono anche intenditore di vini. Vuoi assaggiarne uno? Incredibile, sta bevendo in pieno pomeriggio. Stai attento a non farne cadere nemmeno una goccia. È un Brunello di Montalcino. Tu sei il ladruncolo che ha cercato di fregarmi, non è così? Diventiamo amici. E chi sono questi due energumeni più grossi di me? Ciao piccoletto, siamo due antichi guerrieri vampirizzati, grossi e cattivi, e vogliamo farti il culo per allungare la serie di altri 2 episodi. Vi sconfiggerò lo stesso, anche se ho imparato a combattere l'altro ieri. Dato che hai vinto, ti regalerò la mia spada. Ma è tutta sporca di sangue. Zeppeli! No! Zeppeli, non morire! Non lo vedi che sono segato a metà? Certo che devo morire! Lei è Tom Petty, il gran maestro. Io sono Jojo, piacere. Non te la do la mano, è sporca di sangue, mi fa schifo. Dio, hai 3 secondi di vita. In effetti sei molto simile anche nell'abbigliamento a Kenny il guerriero, ma io sono un vampiro. Vediamo chi avrà la meglio. Dopo tutto quello che mi hai fatto ti farò pentire di essere nato. Prima ti taglio un braccio, tiè, e poi ti taglio a metà. È la Miracle Blade, serie perfetta, tiè. Mi hai tagliato? E dov'è il problema? Ecco fatto, e sono figo come prima. La madonna! Non dopo questo, bastardo! Per la forza di Grayskull! Ai ai ai, la vedo male. Come faceva quella canzone? Ciao a tutti, me ne vado in luna di miele in America. Beato lui che scopa. Sono Dio, sono tornato. Non sono riuscito a mandare giù ciò che mi hai fatto. Anche perché non ho nessun posto dove mandarlo. E nel frattempo sono diventato gay e voglio il tuo bellissimo corpo. Vaffanculo, bastardo! Ecco fatto. Adesso possiamo morire insieme di una morte romantica. E bruciati vivi ti sembrerebbe romantico?
Io mi sono salvata perché le donne e i bambini si salvano sempre. Fine.